Una pizza originale e interessante al tempo stesso, come la pizza dolce abruzzese preparata da Luca Cocciolone della pizzeria Le Torrette dell'Aquila, si impone a Chieti nella pizzeria Academy di Emiliano Diciano nella rassegna Pizza in Tour. A far parte della commissione il sindaco di Villa Santa Maria, nonché storico chef della Camera dei Deputati, Pino Finamore. Ecco, come ha trovato intanto l'elaborato che quest'oggi si è imposto? Allora, l'elaborato è, diciamo, un'azione di ricerca, perché poi diciamo, ci è stato proposto un piatto che è un dolce, quindi una pizza che è diventata dolce, e quindi era qualcosa che diciamo, era una variazione alle pizze del giorno. Non si assaggia tutti i giorni? Assolutamente no, era una sua particolarità, con una sua modalità, un'azione di ricerca su alcune farine, diciamo, che sono state addizionate al cioccolato e ad altro, e quindi in buona sostanza un piatto nuovo che ha dato anche un po' di frizzantezza alla giornata stessa, dove c'erano tantissimi elaborati, uno più buono dell'altro. Una pizza in costante trasformazione, questo è l'assunto di una giornata a cui hanno preso parte una decina di pizzaioli provenienti da ogni parte della nostra regione. Per il resto, pizzaioli tutti promossi? Allora, pizzaioli tutti promossi, sì, perché poi ognuno con il proprio modo di fare, con la propria filosofia, perché anche fare la pizza, diciamo, è una questione filosofica e guarda molto alla storia di ognuno di noi. Insomma, quando qualcuno realizza un piatto o anche una pizza, bisogna sempre, come dico sempre, bisogna guardare da dove si è partiti per sapere cosa raggiungere, e anche oggi in molte occasioni diciamo, i pizzaioli ci raccontavano del babbo, del nonno, di quant'altro. Quindi si mettono e si addizionano vari elementi per portare a compimento la propria pizza, che è un po' la storia di se stessi. Se lo chiedono anche gli amici al bar, cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? È solo una questione di lievitazione o c'è di mezzo anche la fantasia, una buona tecnica di base? Cosa nello specifico? Ma innanzitutto c'è di mezzo l'amore nella realizzazione di un piatto, così come di una pizza c'è di mezzo l'amore. Poi ci sono degli elementi che sono significativi, come le farine, come le ore, diciamo, di lievitazione, come le derrate che vengono utilizzate, che riguardano e devono esprimere, diciamo, la bontà del proprio territorio. Ecco, tutte queste cose messe insieme fanno una buona pizza. Per concludere, i buoni vini della cantina bio di Orsogna sono riusciti a esaltare al meglio questi elaborati? Beh sì, ottimo esperimento. Io non sono un esperto di vini, però oggi abbiamo assaggiato, insomma, vini che sono, dal mio punto di vista modesto, eccezionali, e hanno, come dire, caratterizzato anche la giornata stessa, essendo loro abbinati a delle pizze.